Benvenuti su Azalea Channel. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di The Sims 3 e stiamo qui con Katrina che sta facendo un bagno antipulci a Linus, poverino, perché aveva tutte pulci che zampettavano sul pelo. Quindi adesso si fa un bel bagno e guardate che cosa mi è arrivata di notifica qua. Aria sembra incinta, preparati ad avere un puledro. Quindi la musichetta che avevamo sentito l'altra volta era perché effettivamente la nostra Aria è rimasta incinta. Infatti, vedete, ha qui l'immagine con la cicogna e è felice perché è in gravidanza. Quindi adesso tra qualche giorno nascerà un puledrino e sono troppo curiosa di vedere come sarà perché sono entrambi, sia Aria che Gogo, dei cavalli bellissimi. Intanto qui Katrina ha finito, sì, perfetto. E allora ti direi, vai al bagno, riprenditi un pochino, dai anche una pulita. Lei vuole andare a cavallo e anche salire di livello in equitazione, per cui glielo faremo fare, anche perché Gogo ha questo desiderio di partecipare ad una competizione di corsa internazionale, quindi oggi alle 5, quando ci sono le gare, l'andremo a fare, così miglioriamo anche l'esperienza lavorativa di Katrina. Intanto, Sebastian, che stai facendo tu? Insegui Linus. Vedete che Sebastian e Linus hanno fatto proprio una bella amicizia. Però fai una cosa, Sebastian. Intanto cambia abito perché non mi sembra il caso che tu stai in pigiama per uscire. Dopodiché vorrei che insegnassi a Linus a cacciare un altro po'. Così vediamo un po' che succede quando aumenta l'abilità. Invece il piccolo Twink, eccolo qua, che sta seguendo Katrina. Oh, e si fa accarezzare. Piccolino! Sentite come si lamenta, come miagola. Adesso, Katrina, mettiti pure tu qualcosa di carino. E ti direi di andare. Che succede? È ora di riscuotere l'affitto dai coinquilini che condividono la casa. Ancora! Vedete, ragazzi, non riesco a liberarmi di loro. Ma come si fa? Uffa, se qualcuno lo sa me lo dica nei commenti per favore perché non ne posso più. Certo, è comoda questa cosa che mi arrivino i soldi, però io non ce li voglio a casa, cioè non ti voglio. Vattene, ciao, addio per sempre. Che poi ogni volta ne spunta fuori, ogni giorno uno nuovo, cioè sta cosa non la capisco. Va bene, allora, guardate Alia che qua mangia l'erba. Gogo, fermati un secondino che Katrina. Così ti può mettere la sella e ce ne andiamo ad allenarci un pochettino, vai. Metti quella da corsa, sì, perché oggi facciamo la gara di corsa. Guardate! Ma salve, signor Cerbiatto! Un momento! Ci possiamo fare qualche interazione? No, possiamo solo guardarlo. Prendi in braccio! Bambi sta andando a casa! Ma perché si riesce a prendere in braccio un cerbiatto? No, questa non la sapevo. Peccato che non ce la dà disponibile come azione. Ciao Bambi! Torna presto a trovarci che voglio provare a prenderti in braccio. Anche se non so come facciamo perché i cervi non è che siano così piccoli. Oh, Linus intanto ha portato l'abilità di caccia a 4. Bravissima. Allora Katrina, intanto monta. E Linus, dove sei? Fammi un po' vedere che cosa hai imparato. Glielo dobbiamo dire noi di andare a caccia? Oppure ci vado. Ecco, caccia! Vai a trovare del metallo, vai a trovare una pietra, una gemma o vai a trovare qualcosa. Vabbè, diciamogli questo, va così lasciamo a Linus la possibilità di vedere cosa trova. Quindi, vai, Sebastian. Linus, vai! Fammi vedere quanto sei diventato bravo a cacciare. Bravissimo. Ok, intanto che lui sta qui, io manderei Katrina al centro di allenamento. Eccoci qua. Ovviamente lo visitiamo con Gogo. Vai. Ci andiamo. Però non scendere dalla sella, eh? Ok, bravi. Bravissima. Andate piano piano e ci alleniamo un po' al centro. Invece Alia resta qui perché è incinta, quindi giustamente si deve riposare. Vai un pochino a bere e ti riposi. E la pancia non è che si veda così tanto, eh? Ma va bene.
Aspettiamo pazientemente. Qui, oh, wow! Guardate che belli come vanno veloci! Vai Katrina, vai Go Go! Sono diventati proprio bravi tutti e due, eh? Che bello vederli sfrecciare così, bellissimo! Troppo, troppo bello! E intanto vediamo Linus come se la sta cavando. Fiuta un oggetto da raccogliere e torna. Ah, lo sta raccogliendo qui nel nostro giardino di casa? Va bene. Che cosa trovi qua, Linus? Anche un po' di fame. Appena trovi qualcosa, poi vai a mangiare, eh? Guardate che carino mentre scava. Linus ha trovato qualcosa di interessante. Questo qualcosa di interessante. Che cos'è? Ah, una piuma. Beh, va bene. D'accordo. Linus, forse ancora devi allenarti un pochettino di più perché con la piuma che ci facciamo non si sa. Magari sarebbe stato carino, tipo, fatti abbracciare, sì, trovare qualcosa che potevamo vendere così ricavavamo un bel po' di soldini anche in questo modo. Perché ragazzi, nell'episodio di oggi vorrei anche provare a far rimanere incinta Katrina. Mi sembra arrivato il momento di allargare la famiglia e quindi ci servono un po' di soldini perché poi dobbiamo ingrandire anche la casa. Intanto qui vediamo questi due che si abbracciano. Linus, fatti abbracciare! Anche se peserai un sacco perché sei un cane di taglia grande, bello, per carità. Che c'è? Twink si è sentito? No, perché ci sta facendo la gobba? Si sta stiracchiando. Oh, ma che belli! Oddio, che bello! Bello, bello. Andiamo intanto da Katrina e facciamola allenare un pochettino. Dove stai andando? No, non tornare a casa. Ferma, ferma. Ci alleniamo qua. Chissà se siamo in grado adesso di saltare questi ostacoli, vogliamo provarci? Corri lungo il percorso di salto, ecco. Così vediamo proprio tutto il percorso. Forza, Coco, facci vedere quanto sei diventato bravo al salto. Oh, sì, ok. Vediamo un po' perché all'inizio non riusciva a saltare questi ostacoli e mi sa che ancora non ci riesce. Vedete che ha. No, niente. E questi invece? Salta un po'. Anche se credo che anche questi siano. Oh! Ah, ok, ci è riuscito, però non proprio benissimo perché ha abbattuto praticamente l'ostacolo. Però dai, prima non voleva proprio saltare, quindi alla fine sta migliorando. Va bene, dai, allora alleniamoci un altro pochino e poi torniamo a casa, che anche Katrina ha fame, così poi andiamo alla competizione. Linus, intanto hai trovato qualcos'altro? Ah no, stai mangiando, vabbè, giustamente sì. Glielo dobbiamo comunque dire noi? Non lo può fare da solo? Fiuta un oggetto da raccogliere, sì. Magari andiamo fuori dal nostro giardino, così non ci fa le buche, tipo qua. Dai, guarda che cosa succede. Sebastian si sta allenando perché è un tipo attivo. Che succede? Vorrebbe chiacchierare. No, grazie, ma non so neanche chi tu sia, quindi non prendertela. Ah, giusto, deve andare a lavorare. Ok, allora vai al bagno e poi vai. Twink, tu che stai facendo qua? Ma tu stai benissimo. Ma ti direi, corri un po' in giro, va. Qui tocca anche rimettere il fieno. Allora, Katrina qua mi sta tornando a casa. Va bene, sì, dai, così ci riprendiamo un pochettino. Oddio, il taxi ha investito il cavallo. Ok, mi sembra che stia bene, per fortuna. Poverino, l'aveva preso in pieno. Noi torniamo a casa e così ci riposiamo un pochettino prima di andare alla competizione. Ok, sono le 5 del pomeriggio, per cui si sono aperte le competizioni.
Quindi andiamo subito a partecipare a una gara di corsa internazionale come vuole Gogo, così è contento ed esaudiamo anche il suo desiderio. Guardate come corre veloce! Secondo me, arrivato a questo punto, ha buone probabilità di vincere, perché la sua abilità ormai a che livello sta? Vedete, sta a livello tipo 7 di corsa, quindi potrebbe anche vincere. Nonostante la competizione internazionale sia ovviamente difficile, perché è quella di livello super avanzato, però secondo me ce la può fare. Magari se arriviamo prima che finisce la corsa, ecco, grazie, sarebbe cosa buona. Coraggio, andiamo a vinciamo un premio. Qui c'è anche la gente che è venuta ad assistere alla corsa. Ok. Coppa Cup vi dà il benvenuto. Gogo con in sella Katrina Winter farà meglio a prepararsi. La gara inizierà presto. E direi che iniziamo correndo dei rischi. Che cos'è? Prepara degli hot dog alla griglia e portali. No, grazie, stiamo facendo un'altra cosa. Forza, coraggio! Dai, 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 settima posizione. Dai, aspettiamo un altro po' e poi direi di andare sul gioca di tutto quando stiamo tipo a metà competizione. No, siamo riscesi. Coraggio, allora gioca di tutto. Forza. Dai, almeno sul podio, al terzo posto. Dai. No, ragazzi, mi sa che finiamo in basso. No, un accidentaccio. Niente, allora. Niente, siamo arrivati ottavi. Ho ottenuto l'ottavo posto. Andrà meglio la prossima volta. Allora è veramente difficile. Neanche con il livello 7 ce la facciamo. Comunque sia. Ah, siamo arrivati all'8. Benissimo, almeno questo è positivo. Adesso Gogo può impostare il ritmo ideale durante l'allenamento per trarre il massimo del tempo disponibile. Ah, vedete, dai, qualcosa positivo c'è decisamente stata. Va bene, adesso ce ne torniamo a casa. Visto che è rientrato anche Sebastian, a questo punto. Caro Seb, che stai leggendo di bello? Almanacco sportivo del secolo. Figuriamoci se non era un libro sportivo. Che. Oh mio Dio, cos'è? Animale! Ma salve, a forma di cavallino. Va bene, sì, sono gli gnomi di Sims 3 che compaiono e scompaiono in vari punti del tutto random. Senti, Sebastian, fai una cosa, fatti una bella doccia perché poi dobbiamo provare a fare un figlio con Katrina. Quindi vai, profumati tutto per bene. Vediamo i nostri animali come stanno. Qui Aria sta benissimo. Che sta facendo Twink? Ma cos'è? C'è l'acqua, perché c'è l'acqua qua? Gioca in una pozza. Ah, va bene. Spero che non sia la pipì di un qualche animale, ma. Bevi? No. No, dai, non è pipì, altrimenti non mi diceva l'interazione bevi, voglio sperare. Ok, quindi Alia se ne sta tornando qua a mangiare il fieno. Quanti cavalli che ci sono intorno a casa nostra. Guardate questo, che bello, questo chiazzato. Va bene, dai, Coco, tutto sommato sei stato bravo. Adesso scendi, Katrina. Qui abbiamo Linus che si è messo a dormire. E ciao, Sebastian. Oggi non ci siamo visti molto, ma rimediamo subito. Romantico, io ti direi di un bel bacio. Andiamo al sodo. Forza, forza. Katrina, che è successo? Sei caduta. Lei tutto sommato non è che abbia un'abilità così alta di equitazione. Forse dobbiamo farla salire anche lei per poter vincere le gare. Tanto vediamo, abbiamo ottenuto esperienza lavorativa molto poca. Siamo ancora a livello 2, capirai. È difficile salire in questi lavori indipendenti. Ciao Sebastian! Come stai? Tutto a posto al lavoro? E ragazzi, direi di provare subito, quindi rilassati e rilassati. Forza, forza. Speriamo di riuscire subito al primo colpo. Quindi io direi che speriamo
Aspettate, ok, adesso che stanno Sì, tutte e buonasera. due, Sono direi, beh, direi Coccola a pronto. letto, Sono pronto. dopodiché Pensate, andiamo sono già un subito padre. a cerca di avere un figlio. Journey across the Coraggio, fish. ragazzi, Ernie? non Ernie? deludeteci. These are garlic. Adesso vediamo se si sente la musichetta, perché anche con loro funziona così, con i Sim, che se rimangono incinta c'è la musichetta. Quindi sentiamo un pochino. Sì, c'è stata, ragazzi! E quindi Katrina dovrebbe essere incinta. Dico dovrebbe perché qui in The Sims 3 non c'è la possibilità di fare il test di gravidanza come in The Sims 4, quindi bisognerà aspettare qualche giorno che ci appaia la notifica. Però se c'è stata la musichetta, vuol dire che è incinta. Posso affermarlo con un 99% di probabilità, dai. Per cui presto avremo un nuovo bimbo, cioè un nuovo, un primo bimbo in famiglia. Quindi sono contentissima di questa cosa. Adesso direi che ce ne andiamo a dormire perché è ora. E ci rivediamo domani mattina. Ragazzi, fermi tutti. Guardate qui che cosa c'è. Guardate, guardate. C'è questa nuvoletta colorata. È quella che indica che qui c'è l'unicorno. Quindi assolutamente svegliamo Katrina e la mandiamo a cercare l'unicorno. Mamma mia, ragazzi, speriamo che c'è davvero. Eccolo, eccolo. Un momento. È lui? Sì, ragazzi, è lui! Guardate che meraviglia! Cioè, stupendo! Come si chiama? Salvatore Cavallo. No, Saltatore. Ah, bel nome, va bene. Guardate! Guardate l'arcobaleno! Bellissimo! Ma sei un qualcosa di meraviglioso, caro. Quindi, per favore, fatti fare una foto. Grazie mille. E ora, cara Katrina, affrettati, corri! Sì, in bicicletta, vabbè, ci metterà tipo 5 ore. Perché poi alle 5 l'unicorno scompare, capito? Quindi voglio assolutamente arrivare almeno a conoscerlo. Perché piano piano iniziamo a farci amicizia. Guardate che carini! E poi, prima o poi, possiamo chiedergli di entrare a far parte della nostra famiglia. E non sarà semplice, perché oltre a fare amicizia con lui, dovremmo fare amicizia anche con molti animali, cani, gatti, eccetera. Guardate che bello con questa luce qua colorata. Ciao caro saltatore. Vabbè, magari poi penserò ad un altro nome per lui, perché insomma, saltatore non è proprio un nome da unicorno, voglio dire. Ciao unicorno. Ci permetti di farti un salutino? Guardate, vedete che fa crescere le piante? Perché ha questi poteri particolari che poi scopriremo quando riusciremo ad adottarlo. Oh, intanto ha accettato il nostro bocconcino, quindi adesso lo guardiamo anche perché è uno spettacolo, veramente che non capita tutti i giorni trovare un unicorno. Vero, Katrina? Coraggio. E ci lasci avvicinare ancora di più? Vediamo. Ok, ci annusa la mano. Buon segno, buon segno. E direi di dare un altro bocconcino. Lascia fiutare. E poi alla fine proviamo a far strofinare il collo. Però non so se ce lo permette. Intanto stiamo iniziando a fare amicizia. Aggressivo! Mannaggia. Dai, piano piano ci accetta. Continuiamo a lasciar fiutare la mano. Buono, buono. No! Il Sim si annoierà se continuerà a usare sempre le stesse interazioni. Ho capito, ma ci stanno solo queste. Proviamo a strofinare il collo perché ho paura che questa è un'interazione un po' troppo amichevole. Capito? E quindi non ce la faccia fare. Proviamo. Vediamo. Ok. Ci permette di farlo, grandissimo. Grazie. E allora dai un bocconcino, continuiamo a strofinare il collo. Ne approfittiamo perché non c'è tutti i giorni l'unicorno, tutte le notti anzi. Quindi, figurati.
Fino a quando non scompare, ragazzi, io Sì, proverei a fare così, insomma, a fare più amicizia possibile. Ma che bello! Se riusciamo a fare una certa amicizia, tra l'altro, vuole nutrire saltatore con un ortaggio. Ah, magari la prossima volta mi porto dietro qualcosa. Così glielo possiamo dare. Ah, accarezza! Adesso ci ha comparsato anche questa opzione. Perché se riusciamo a farci una certa amicizia, l'unicorno ci può anche benedire. Non so se già riusciamo a farci dare la benedizione oggi. Dai, strofina di nuovo il collo. Poi dai un bocconcino. Oh, vedete che sta aumentando l'amicizia. Tutto sommato, non va così male. Accarezza di nuovo. Ciao caro unicorno! Che bello, no? Lo voglio troppo adottare! Anche perché l'unicorno ha il massimo di abilità in salto e in corsa, quindi con lui potremmo vincere poi un sacco di competizioni. Oddio, Katrina sta per morire di freddo. No, dai, resisti un pochettino, che poi appena se ne va alle 5 torniamo a casa anche noi. Dai un bocconcino. Salve. Ancora non possiamo vedere, non compare neanche l'opzione per chiedergli di entrare a far parte della famiglia, perché ancora è troppo bassa la relazione. Dai un bocconcino. Chissà se si sbloccano altre azioni. Uno! Non ha fame. Ah, e vabbè, scusami. Possiamo raccogliere qualcosa qua in giro e dargliela? Questi sono fiori. Raccogli. Non so se si può mangiare questi fiori, magari. Perché a quanto pare si può portare tipo il cibo, no? Perché è comparsa a Katrina il desiderio di dar da mangiare un ortaggio. Però mi sa che questo fiore non è un ortaggio. Vediamo un pochino. Chiama l'animale, vediamo se risponde. È sparito! Eh sì, perché sono le 5, vedete? Alle 5 sparisce. E va bene, dai, allora ce ne torniamo a casa. E speriamo di rivederlo presto. Io adesso, che ormai l'abbiamo conosciuto, ogni notte darò un'occhiata da quelle parti se ricompare. Così almeno, se ogni volta che compare ci andiamo, saliamo la relazione e poi lo possiamo adottare, che è bellissimo. Tra l'altro non ci sono mai riuscita, cioè neanche quando giocavo per conto mio. Quindi mi piacerebbe proprio farlo perché sarebbe una cosa nuova. Vabbè, Caterina, adesso direi che è forse ora che te ne vai a dormire. Ti ho fatto stare alzata tutta la notte. Scusami. Intanto, a Linus è apparso il desiderio di voler visitare un parco canino. Quindi, quasi quasi, Sebastian, visto che stai bene e Caterina sta dormendo, ci andiamo, lo portiamo a spasso fino al parco. Vai a fare una passeggiata al parco, questo qua. No, aspetta, mi sa che questa. Però quanto sta lontano il parco canino? Perché se sta troppo lontano ci arriviamo tipo. No, allora facciamo così: facciamo visita con Linus, perché così magari ci vanno in macchina. Se no, se ci arriviamo a piedi, capirai, affittiamo l'anno prossimo. Per cui dai, Linus, andiamo insieme e giochiamo poi un po' al parco, così esaudiamo anche il suo desiderio. Intanto qui Katrina si è già svegliata. Ah, non sei praticamente andata a dormire. Sta giocando con Twink con il laser. Carino. Ah, ragazzi, guardate un po'. Nausea. Ta-ta-ta-tan. E quindi, dai, è incinta sicuramente. Linus, poverino, ti devo fare il bagno antipulci anche a te. Va bene, aspettiamo che vomita un attimo Katrina, che magari ci arriva pure la notifica che è incinta, perché ancora non c'è arrivata. E si è presa le pulci anche lei, mannaggia. Oh, guarda il Twink che si struscia sui piedi, che carino! Con la pancetta all'aria. Dai, prendilo in braccio. Guardate qua! Territoriale, il micio ti vuole bene, o almeno vuole indicarti come sua proprietà, per l'amore felino. Grazie, Twink.
Oh. Aspettiamo, dai, tra 6 minuti vomitiamo e poi ti facciamo un bel bagno, tranquillo. Is no gravel. Sì, eccola che sta andando. Questi sono i primi segni della gravidanza. Ok. Sì. Oh, vabbè. Non è proprio piacevole questa scena, ma almeno siamo contenti perché significa che è incinta. E allora facciamo il bagno antipulci. E poi ce lo facciamo pure noi, così eliminiamo tutti questi insettini antipatici. Però ancora non c'è. E dagli! Basta! Io vi uccido tutti, coinquilini, sappiatelo. Ciao, grazie. Mamma mia, che irritazione. Oh, un bel bagno adesso ci facciamo tutte e due, così ci rilassiamo un attimo. E Aria, non so tra quanto dovrebbe partorire. Intanto qui sta leccando il sale e si è avvicinato anche lo gnomo. E vedete, qua non dice il tempo rimasto. Pezzo tipo un giorno, non dovrebbe essere rimasto tantissimo. Quindi, appena hai fatto, Catrina, ti fai una bella doccia anche tu. E intanto vediamo Sebastian se è arrivato. Sì, ok, ci siamo. E sta leggendo il solito libro sullo sport e ti pareva che poteva fare Sebastian. Intanto qui abbiamo Linus che sta giocando con la palla, che carino! E aspetta che giochiamo insieme, Linus. A destra a cacciare. Gioca. Giochiamo a riporto. Guardate che carino che gioca con la palla. Tanto vi faccio vedere bene questo parco perché mi sembra che non ci siamo mai andati insieme. Oh, ma che belle farfalle ci sono! Belle, dopo magari le catturiamo. E quindi questo è il parco adibito apposta per i cani. Vedete che c'è anche qua una piscinetta a forma di osso. Ecco, Linus, dai! No, che succede? Non c'è spazio. E dai, spostatevi, no? Su! Guardate che carini poi questi idranti a forma di mucca, tipo. Linus, che stai facendo? Non demolire la panchina, su! Gioca con Sebastian. Ah, questo è un pompiere. C'ho la divisa da vigile del fuoco. Ecco che adesso si mettono a giocare. Dai, vediamo come giocano insieme. Comparso un altro cane. Ma questo è uno dei. Non so se è il padre di Linus, però è sicuramente un parente. Vedete che poi gli assomiglia un sacco. E vai, Linus, riportaci il bastone. Oh, vedete che bravo? E bravo, Linus. Che bello vederli giocare così. Comunque, sì, questo è un parente. Non so se è il padre, un fratello, boh. Perché Smid era infatti il cognome della casa da cui abbiamo adottato Linus, no? Quindi sì. Ok, che carini che sono. Qui Katrina come sta? Ah, si sta facendo una dormita perché giustamente è stanca e si è rotta la doccia, e ti pare? Che pizza! Vabbè, quando torna Sebastian gliela facciamo riparare. Allora ragazzi, io direi che ci fermiamo qui con l'episodio di oggi. Alla fine abbiamo visto un po' di cose perché abbiamo scoperto che Alia è incinta e tra poco avremo un puledrino. Katrina anche è incinta, ci arriverà a breve sicuramente la notifica e abbiamo avuto
il primo incontro con l'unicorno. Quindi nel prossimo episodio molto probabilmente assisterà alla nascita del puledrino e non so, forse anche il figlio o la figlia di Katrina e Sebastian. E vediamo insomma quello che succederà. Per oggi ci fermiamo qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete contenti che Katrina è incinta e che cosa ne pensate di questo unicorno, se vi è piaciuto, se sapevate già della loro esistenza, se magari avete provato anche voi ad adottarne uno e ci siete riusciti. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!